पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफर माय हम्बल रेस्पेक्टफुल ओबिसेंसेस अंटू लोटस फीट ऑफ माय गुरु पाद पद्म प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एंड नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सेवेंटी नाशली ऑफर माई हम्बल रेस्पेक्टफुल दंगवत प्रणाम लोटस फीट नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद्भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गौरबंधु गोस्वामी महाराज and all senior devotees and all wisdom beings and present all of my respectful guests. Prima di tutto, di iniziare, Maharaj offre i suoi più umili e rispettosi omaggi ai piedi di loto dei suoi maestri. Nitya Lila Pravista, Om Vishnupada Stottarasata, Shri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E simultaneamente offre gli stessi umili omaggi anche a Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Gorgovinda Maharaj, a tutta la Guru Parampara e dei Vaishnava elevati, a tutti i devoti presenti e agli ospiti. Actually, I tell you our, who is our worshipful deity, Ishtadeva. Oggi vuole parlare di chi è la nostra adorabile divinità, Ishtadeva. In Tattva Siddhanta we are saying Krishna is our Ishtadeva. Aradho Bhagavan Prajishatana Taddhaman Vrindavanam Ramma Kachi Dupasana Prajabudu Varganija Kalpita Srimad Bhagavatam Praman Amalam Prema Kumartamahan Sri Chaitana Mahaprabhur Matamidam Tatradaro Napara. And Vishwanatha Chakravarti Pada composed this verse. Nella Tattva Siddhanta è descritto il nostro Ishtadeva con questo sloka scritto Krishna. Da Vishwanatha Chakravarti Thakura, che è Krishna, e descrive esattamente la sua forma. You know this look? Aradho Bhagavan. Aradho Bhagavan, Brajesha Tanayasta, Dhamma Vrindavanam, Braja Kachitvasana, Brajabadhu Varginaya Kalpita, Srimad Bhagavatam, Pramana Vamalam, Prima Kumartha Maham. Sri Chaitana Mahaprabhur Matamidam, Tatradaru Napara. This is the opinion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Vishwanatha Chakravarti. Sri Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam Tatadurnapara. No other consideration. Lord Chaitanya Mahaprabhu gives this instruction all his followers. Yeah, our Ishtadev Krishna, who is the Supreme Personality of God, is Swami Bhagavan and the son of Nandama. Questo è lo sloka per eccellenza che anche Chaitanya Mahaprabhu usa per i suoi seguaci per definire chi è l'Ishtadeva della nostra linea di successione. And his dham, Vrindavan, non different from him. Krishna è l'Ishtadeva e il suo regno trascendentale è Vrindavana e non è diverso da Krishna. Ramma kachi dopasu brajabhuru varganaji kalpita. All the gopis, they also worship to Krishna with the highest permanent mood.
Inoltre, oltre a Krishna e Vrindavana, ci sono le gopi, che sono i devoti più elevati di Krishna, perché hanno il sentimento d'amore più grande. Highest paramount mood. Il sentimento No one di can amanti. worship to Krishna with their paramount mood. Only Braj Gopis. They worship to Krishna with their Parakya Bhava, that is the paramount mood. Sono solo le gopi che possono adorare Krishna e servire Krishna con il sentimento di madhurya, di parakia, di amanti. And Lakshmi she cannot serve to Krishna or Vishnu with her paramount mood, impossible. Even Sita Devi, Ayodhya, she cannot serve to Lord Ramchandra with her paramount mood. Even in Dwarkapuri, the queens, 16,108 queens, they cannot serve to Krishna with their paramount mood. E per solo le gopi possono servire Krishna con questo sentimento, né Lakshmi che vive a Vaikunta, neppure Sita che vive ad Ayodhya con Rama, e neanche le regine di Dwaraka possono raggiungere questo limite dell'amore coniugale. So in Vrindavan, only the gopis, they worship to Krishna with their highest mood, that is the paramount. Quindi a Vrindavana sono solo le gopi che adorano Krishna e lo servono con il Actually, sentimento di parakia. that paramount mood is called the transcendental paramount, not mundane Questo sentimento di amanti spirituale non è paragonabile a quello che si trova qui nel mondo materiale. things. If that would be material, so how possible Sukhdev Goswami told to Parikshit Maharaj. Se fosse stata una relazione mondana, materiale, com'è possibile che Sukadeva Goswami Yeah. diceva queste parole nel Bhagavatam? And also Uddhav came in Braj again and again. He bowed down his forehead, lotus feet of Srimati Radhika and all the gopis. Persino Uddhava, che è uno dei più grandi gnani e devoti, è andato a Vrindavana e ha messo la sua testa ai piedi delle gopi. Uddhav, he was not ordinary person. Uddhav is very near dearest of Krishna and is very intelligent. He is a disciple of Brihaspati. Brihaspati in the heavenly planet. Uddhava non è una personalità comune, lui è una delle persone più vicine a Krishna, se, come relazione, e inoltre non è una, no, ha un'intelligenza eccellente perché è il discepolo di Brihaspati. So Uddhav came in Braj, Vrindavan, and he noticed the Brajavasis, especially gopis, how they have love and affection with Krishna. Quindi Uddhava andò a Vrindavana e lì notò con i suoi occhi l'amore e l'affetto che i Vrijavasi nutrono per Krishna. And he became very surprised. And when Uddhav came and saw the Braj Gopis, these types of highest mood, then he became very surprised. Quando Uddhava vide la situazione di Vrindavana e l'amore dei Vrijavasi, rimase completamente stupito. Mahishi Opi Sudurlabham. In Dwarkapuri, the queens of Dwarka, those who are very nearest and dearest Krishna, but they have not these types of pain. Di certo anche le regine di Dwaraka sono persone che personalità grandissime che hanno una relazione molto vicina a Krishna, ma non così vicina come le gopi. For this regard, Uddhav, he bowed down his forehead, lotus feet of Pesali Srimati Radhika, and again, he is praying, how will he receive on the tranquil mood of Srimati Radhika? Quindi Uddhava Vrindavana in particolare ha appoggiato la sua fronte ai piedi di Radhika, pregandola di concedergli una piccola particella di polvere dei suoi piedi. Six verses he glorified about Srimati Radhika and especially Braj Gopis. E con sei sloka glorificò le gopi di Vrindavana, specialmente Srimati Radhika. Asamo charnaranum jusamam sam Vrindavane kimpi gulmo rotoshidhanam ja dustadesajano arja patanche hitva bhejir mukunda padavi shruti vi vividgam. Shruti-vi-vividgam, even all the Shrutis, Ved, Puran, Upanishad, they manifested in their form in Vrindavan and in her studies how to receive one the sprinkle, dust of prema of Vrindavan. In questo sloka Uddhava comincia a glorificare Radhika dicendo: persino le Shruti e le Smriti personificate desiderano
ardentemente un giorno raggiungere la polvere dei piedi delle gopi. Even Uddhava, last he prayed to the feet of Srimati Radhika. If I would take bath in Vrindavan, on the one, the sprinkled grass, what is called? Blade of grass, then my life will be successful. Anche persino Uddhava stesso dice: io la mia ambizione più grande è quella un giorno di poter nascere a Vrindavana con la forma anche di una semplice filo di paglia o Gurudev di told, erba. if you go Uddhava Kunda, all the grasses, actually one life of Uddhava, he perform hard austerities, how to receive one, the sprinkled mood of Srimati Radhika. Gurudeva, tante volte quando andiamo al Parikrama verso il Radha Kunda, ci fermiamo prima all'Uddhava Uddhava Kunda. Kunda e lì Gurudeva ha sempre detto: qui tutti i fili d'erba che vedete è una particella del prana di Uddhava che con le sue austerità si è manifestato qui sotto forma di erba. That means is not so easy to become the medicine of Srimati Radhika, Radhika Ardashi. Questo cosa significa? Che persino una personalità come Uddhava non è così semplice, per lui raggiungere la posizione di servitrice di Radhika. Because Radha Tattva is very, very confidential. La Radha Tattva è molto, molto confidenziale. Understand? Anaradha Radha Padam Bhujarenu Nasrita Vinda Advita Padankam Asambhasam Tadbhava Gambhirchittanam Kutasyama Sindhu Rasasavagaho. Raghunath Das Goswami composed this verse. If you want to become the maidservant Srimati Radhika, you have to follow the three principles. Questo sloka Sri Raghunath Das Goswami dice che per diventare una servitrice di Srimati Radhika bisogna seguire tre principi fondamentali. First, you have to one pointed the lotus feet of Srimati Radhika. La prima regola è avere una fede e devozione esclusiva per i piedi di Radhika. Anaradhara Padambhaja. Anasrita Vrinda Atavi. If you not take shelter at lotus feet of Vrindavan, not possible. Become the medicine of Srimati Radhika. Secondo, se uno vuole diventare una servitrice di Radhika, sarà impossibile se prima non si accetta il rifugio di Vrindavana. And third, Asambhasa Tadbhava Gambhira Chittan Kutasyama Sindhu Rasasavagaho. If you not associated with the high class exalted Rasik Vaishnava whose mind, heart completely absorbed with Srimati Radhika, how possible will you become the medicine Srimati Radhika? La terza regola è fondamentale, è se vogliamo diventare servitrici di Radhika, come sarà possibile se non ci rifugiamo ai piedi di una personalità eccelsa che ha il cui cuore e la cui mente è sempre immersa nelle qualità e nei passatempi di Radhika, un Rasika Vaishnava. This is very important. Questo punto è molto Dar bhakti sangi importante. sada roshak lila prema katha jikare se pai ghanashyam. Nartam Das Thakur wrote this bar prem bhakti chandrika. Dar bhakti sangi sada. Always associate with high class and rasika vaishnava. Shri Narottama Das Thakur nel Prema Bhakti Chandrika svela appunto questo punto chiave, che è quello di associarsi con i Rasika Vaishnava vicini e cari a Radhika. So now coming in this way, what I am saying, because Radha Tattva is very, very confident, not even Perché he can understand. vuole sottolineare questi punti? Perché senza queste basi è impossibile capire la Radha Tattva. For this regard, Sukadeva Goswami Pada, he did not utter the name of any gopis or Srimati Radhika's name. Infatti, persino nel Bhagavatam, Srila Sukadeva Goswami non pronuncia mai, non scrive mai direttamente il nome di Radhika o delle gopi. Actually, who is the real guru of Sukadeva Goswami? Ma in realtà chi è il guru di Sukadeva Who is the Goswami? real guru? Srimati Radhika. È Srimati Radhika il guru. Sukadeva Goswami, he told, actually, my guru Srimati Radhika. Sukadeva Goswami a un certo punto indirettamente dice: il mio guru è Radhika. Srimati Radhika, si sente Sukadeva. In this material glorification about Srimad Bhagavatam and all Lila Katha. Perché Radhika stessa ad aver dato a Sukadeva il compito di venire qui e manifestare il Bhagavatam sulla terra. Our Vishwanatha Chakravarti Pad and Rasika Vaishnava, they very nicely glorified.
about the life history of Sukadeva Goswami. I nostri Vaishnavacharya, in particolare Srila Vishwanatha Chakravarti, hanno delineato molto bene la biografia e la vita di Srila Sukadeva Goswami. Srila Gurudev also one small book, Priya Sukha Katha. Anche Gurudev ha scritto un libro che si intitola Priya Sukha Katha. How Sukadeva Goswami has so much love and affection with his guru Srimati Radhika. In questo libro Gurudeva svela l'affetto e l'intimità che c'è tra Radhika e Sukadeva Goswami, che è il suo discepolo. Just I tell to you, just Gurudev Katha, remember. In Guru Vrindavan, transcendental world. Adesso vuole. Gli è venuto in mente qualcosa di quello che c'è scritto nel libro che ha fatto Gurudeva, che nella trascendentale Vrindavana ci sono i lila che continuano giorno e notte ininterrottamente. Once Srimati Radhika, she also nourishment to Sukha, baby bird of Sukha, parrot. C'era un giorno Srimati Radhika che si prese cura di un piccolo pappagallo appena nato. And she was feeding the, what is called? Pomegranates and seeds. E ai pappagalli. Anardana, Anarkedana. Very nice, beautiful, reddish color. And she was feeding the parrot. E Radhika dava dei piccoli, i piccoli semini del melograno da mangiare a questo piccolo pappagallo. Kachid goppa mani mani pinjarastam bacham bachayatu Govinda damo dharma daveti Govinda damo dharma daveti Govinda damo dharma daveti. In this verse, kachid goppa mani pinjarastam sukam bacham bachayatu. And that means Kachidva means Srimati Radhika. And one Srimati Radhika, she feed the seed of pomegranate. And so Srimati Radhika. What is called? Parrot. Quindi questo sloka descrive la scena di Radhika che dà nel becco del pappagallo dei piccoli semi rossi di melograno. And then the baby Sukha. Very nice, soft, E questi semini erano, li aveva selezionati proprio i più teneri and, da dare al pappagallo che era piccolo. E Srimati Radhika si taught to him because baby parrot you chant Krishna nam Govinda nam. E ogni volta che Radhika gli teneva davanti al becco un piccolo semino gli diceva pappagallino canta i nomi di Krishna. Then baby also, what is called? Parrot. Also. And very sweet words chanting. Krishna, Krishna, Krishna. Same tune of Srimati Radhika. Il pappagallino aveva questa particolarità che riusciva a imitare perfettamente la voce e la tonalità di Radhika. And in this way, she nourishment the baby. Parrot. E quindi giorno dopo giorno Radhika nutriva il piccolo pappagallino. And also patting on her, on his back. Dopo lo accarezzava, gli dava una pacca sulla schiena. So much love and affection with him. E Radhika sviluppò molto molto affetto per il pappagallino. Sometimes Srimati Radhika, she took the parrot on her hand. And parrot also sitting on the lotus hand of Srimati Radhika. A volte aveva abituato anche a prendere il pappagallino sulla mano e lui rimaneva sul dito, appoggiato al dito di Radhika. And sometimes Srimati Radhika si also, what is called? Kissing. A volte Radhika, con questo affetto che aveva, gli dava i bacini. The one sloka is very nice. So why Sukadeva Goswami's katha is very sweet? C'è uno sloka che dice, no? In cui Gurudeva spiega perché la katha di Sukadeva Goswami è così dolce. Because the parrot direct, previous life, Sukadeva Goswami previously parrot, he direct took the sweet nectar from the lotus leaves of Srimati Radhika.
perché nella vita precedente Sukadeva Goswami era il pappagallino di Radhika e lui beve direttamente dalle labbra di Radhika questo nettare. Well, that means when Srimati Radhika took that the parrot on his, on her hand and kissing everything, then parrot also had touched the lips of Srimati Radhika and Srimati Radhika's nectar coming in her lips. Cosa But this is what he speaks, very sweet, sweet voice. And significa? everybody completely attracted. Significa che quando Radhika prendeva il pappagallino in mano e lo baciava, il nettare delle labbra di Radhika è entrato anche nel cuore di Sukadeva, che nella vita successiva ha manifestato la dolcezza nel Bhagavatam, di cui tutti rimangono incantati. Srimad Bhagavat Gata, why everybody want to listen from the lips of Sukadeva Goswami? Perché tutti desideravano In ascoltare the il Bhagavatam dalle labbra di Sukadeva Goswami? assembly house of Parikshit Maharaj, very, very and great and sadhu there, and Vyas, Parashar, all the high class exalted rishi munis are there. Why everybody want to listen Bhagavat Katha from Sukadeva Goswami? Nell'assemblea di Parikshit Maharaj erano giunti tutti i più grandi rishi, maharishi, muni e sadhu che erano venuti appositamente ad ascoltare la katha di Sukadeva Goswami. Because Sukadeva Goswami's katha is very sweet, sweet nectar coming from his mouth. Actually, Sukadeva Goswami Pad, and he drank the direct nectar from the lips of Srimati Radhika. Perché? So whatever he speaks, that is your sweet nectar coming, Amrit. Perché qualsiasi cosa lui pronunciasse era direttamente il nettare che aveva ricevuto da Srimati Radhika nella vita precedente, quindi le persone non trovavano questo nettare da nessun'altra parte. So just I tell to you how Srimati Radhika, how Srimati Radhika embracing, kissing the parrot, Shuka parrot, and also drank the sweet nectar from the lips of Srimati Radhika. Quindi eravamo arrivati al punto che Radhika stava domesticando il pappagallino e gli offriva tutto il suo affetto e anche i semini di melograno. In this way, Srimati Radhika she nourishment the baby Shuka E quindi ha nutrito sin dall'inizio il piccolo Suka, pappagallo. and taught him how to chant Krishna Nama. E gli insegnò a cantare il Krishna Nama. And Krishna Nama is very difficult to chant. In realtà, Krishna. il nome Krishna anche è difficile da pronunciare. What will say? Even the people of Odisha, they China. cannot chant also properly Krishna. They chant Krishna, 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 Krishna. Persino gli abitanti dello stato dell'India, che dell'Orissa, non pronunciano bene il Krishna. Krishna, dicono Krishna, Krishna, If Krishna. you go Odisha, they are not chanting Krishna. They are chanting Hare Krishna, Krishna, Krishna. Krishna. Have you seen or no? L'avete notato questa cosa? Perché Because Krishna is very crooked and his name also crooked. Krishna, la sua personalità è molto storta, Contorta. contorta, e quindi anche il suo nome è contorto. But Srimati Radhika, she taught to the Shuka, Shuka Pakshi, baby Shuka, parrot, how to chant properly to Krishna Nama. Ma Radhika personalmente insegnò al piccolo pappagallo a cantare correttamente il nome Krishna. So when Srimati Radhika, she nourishment, so much love and affection with him. Quindi Radhika tutti i giorni gli offriva il suo amore e affetto. But once that Shuka, baby Shuka, flew away from Barsana and went to Nandagam. Nandagam and sitting on very nice, beautiful Tree. what tree? Tamal tree. Tamal tree. Un giorno successe che, nonostante questo affetto che riceveva da Radhika, il pappagallino volò via da Varshana e giunse fino a Nandagaon e fino a posarsi su un albero tamal. And that time Krishna, our baby Krishna, was playing with his friend Subal Sudham under the tamal tree. E in quel momento Krishna con i suoi amici Subala, Shridama, Madhumangala, che erano tutti bambini, stavano proprio giocando sotto quell'albero tamal. Then baby parrot chanting same tune of Srimati Radhika, Krishna, 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 Krishna.
E il piccolo pappagallino aveva imparato appena da poco a cantare e ha cominciato a dire No, con Krishna, la voce Krishna, di Radhika. Krishna, con la stessa voce e tonalità di Radhika. Then Krishna became really surprised. Where is Srimati Radhika? How possible Srimati Radhika on top of the branches of the tree, Tamal tree? E Krishna subito si è incuriosito, ha guardato in alto, ma sento la voce di Radhika, ma come fa ad essere su un ramo dell'albero? Then Srimati Radhika, then Krishna dice, oh, this is not Radha, this is? Suka. Sukha, baby Sukha. Ha detto, ah, ma non è Radhika, è il piccolo pappagallino. Then Krishna very quickly climbed on the top of the branch of the tree and caught the baby Sukha. E Krishna si è arrampicato fino alla cima dell'albero e è riuscito a acchiappare il pappagallino. Papagallino. Pappagallo. You know his Small, small, small pappagallino. papagallo. Small. Then Krishna told, Hey Parvati, don't chant my name, you chant Radhana. E Krishna, quando l'ha preso, gli ha detto: Ma senti, non devi cantare il Krishna Nam, devi cantare il Radha Nam. And Krishna talked to him, Hey chant Krishna, hey Radhi, 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 Radhi. Così Krishna gli cominciò a insegnare a pronunciare cantare il nome Radhe, Then the baby parrot also chanting Radhi, Radhi, Radhi. Radhanam is very easy to Radhe. Perché il nome Radhe, Radhe è molto, molto facile da pronunciare. This one. Vero Krishnam chant very difficult. Pronunciation coming. You cannot chant Krishnam, maybe only Krishna, Krishna, Krishna. Dice che il nome di Krishna Radhanam, la very simple. lingua si contorce un po', è difficile dopo un po' pronunciarlo tante volte. Invece Radhe, Radhe, Radhe è molto facile. La pronuncia giusta è Krishna. O Krishna. Which is Krishna, the Krishna. Krishna, Krishna. Ri, Ri, Krishna. Krishna, Krishna con la I. Ah, con la Krishna, non Krishna. No. Non è appena accennata la So now coming in this way, and in the meantime, Srimati Radhika, si arriva. Quindi cosa successe? Mentre Krishna stava insegnando al pappagallino, è arrivata Radhika. And Srimati Radhika, si told to Krishna, Hey Krishna, this is my bird, you give me. E Radhika subito gli ha detto: Ehi Krishna, guarda che quello è il mio pappagallino. Then Krishna, no, how possible your bird? Bird is flying in the sky everywhere. E This is Krishna not gli ha detto: possible. Ma come fa a essere tu? Il pappagallo vola nell'aria, l'aria non è di nessuno. I caught it, so how possible your bird? E poi sono stato io a prenderlo, quindi non è tuo. But Srimati Radhika said, no, this is mine. Srimati Radhika ha detto: No, no, è mio, è mio. Now they are also sweet, loving and quarrel with Radha and Krishna. E quindi è iniziato questo un po' dibattito amoroso tra Radha e Krishna. Srimati Radhika, she once returned back, the baby and Sukha, but Krishna, he doesn't want to return. C'era Radha che voleva indietro il suo pappagallino, ma Krishna non voleva ridarglielo. Then Srimati Radhika, she complained to Mother Yashoda. E allora Radhika, visto che non riusciva a tenere nulla, è andata a lamentarsi da Yasoda. Then Mother Yashoda, she came. Mother Yashoda, she has so much love and affection with Srimati Radhika also. Allora, Yasoda ha moltissimo amore e affetto per Srimati Radhika. Then Mother Yashoda, she caught Krishna's hand and also took the papagallo, Pappagallo. from the hand of Krishna Krishna. and offered to Srimati Radhika. Allora, Yasoda è andata sul luogo del misfatto, ha preso le mani di Krishna da un lato, ha preso il pappagallino dall'altra e gliel'ha ridato a Radhika. And Mother Yashoda told, why you are playing with the birds? Come, your father, Nanda Maharaj, he is waiting for prasad. You have to come, otherwise Nanda Maharaj will not eat prasad. You have to come. Gli ha detto: Tu stai qui sempre fuori a giocare con gli animali, con gli uccelli, e quando c'è tuo padre che è in casa che ti sta aspettando perché è pronto da mangiare. Then Krishna took the baby bird and returned back to again Varsana. Allora Radhika ha preso il suo pappagallino e è ritornata a Varshana. But now, Sukha is singing. Radhe, Radhi, Radhe. Però il problema è che. Radha, Era successa questa cosa che ormai il pappagallino aveva imparato Radha, 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 ha solo Dara, 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 Dara. Dara, 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 Dara.
Then Srimati Radhika she told, hey, Farah, don't chant my name, you chant Krishna now. E Radhika lo ha un po' rimproverato, ha detto, pappagallo, non cantare il mio nome, canta il nome di Krishna. Now he chanting which name? Pappagai, what chanting name? Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna. Because I have to chant both. Both. Both my guru. Srimati Radhika, she is my Diksha Guru, and Krishna is my Shiksha Guru. Allora il pappagallo furbo ha detto, io non posso scegliere quale tra i due cantare. Allora ha cominciato a cantare entrambi, pensando, perché Radhika è il mio Diksha Guru e Krishna è il mio Shiksha Guru. So I chant both names. So I say, chanting is Radhe Krishna, Krishna, Krishna. Radhe, Radhe. In this way, again Srimati Radhika, announcement, to Sukha Pakshi. Così Radhika continuò ancora a dar da mangiare, a curarsi del pappagallino. One day Srimati Radhika, she told, yes, so you have to go to the material world. E un giorno Radhika, in modo molto serio, disse, caro pappagallo, voglio che vai nel mondo materiale. In the material world, conditioned soul, they are suffering many kinds of distress, threefolds of Maya. Perché devi sapere che nel mondo materiale gli esseri viventi soffrono delle tre miserie e delle grinfie di Maya. Specially Maya, threefold of Maya, very powerful. Adnatic, Adidoivik and Adibhutik. Quali sono queste tre onde che manda Maya per far soffrire le anime? Sono Adiatmica, Adidevica, Adibautica. You have heard the three dogs. Li avete sentiti di questi tre cani di Maya? Three dogs of the Maya? L'avete sentita in Ayurveda? She heard, she studied Ayurveda and she heard about what? Three dogs dei of tre, the Maya. Tre cani di Maya? No. L'hai sentito? What is that? Te lo ricordi che cos'era? Cosa ti hanno detto? Allora, uno sono si parla di malattia. In genere. E sono le malattie endogene e quelle prodotte da noi, quelle prodotte dal mondo esterno e quelle prodotte dal karma. In Ayurveda it is these dogs are the diseases. Diseases coming from karma, diseases coming from outside, you know, environment, and diseases coming from our own body. Okay, later we'll tell. You have the three dogs of Maya, Sattva, Raja and Tamaguna. Questi tre cani si chiamano Sattva, Raja e Tamas. Very nice, beautiful story. Questa è una storia interessante. Yeah. I tell you maybe next day because this is another subject. Dice che magari domani ne parla perché è un altro argomento. So Srimati Radhika si told, hey Sukh, you have to go material world because conditioned soul, they are suffering threefold of Maya. Adhantik, Adidoivik, Anadibhutik. Quindi Radhika dice al pappagallo che il suo desiderio è che lui vada nel mondo materiale a aiutare le jive che soffrono delle tre miserie di Maya. If you go to the material world, glorify our sweet pastimes, Radha Krishna's pastimes, even they will listen. And they will perform Maya and return back my abode Guru Vrindavan. Gli ha spiegato perché se tu vai lì nel mondo materiale e parli della ricatà e delle relazioni, delle situazioni che ci sono nel mondo spirituale, tutti si sentiranno sollevati e verranno liberati. Because harikatha means non difference from Sri Hari. Harikatha. Sakatha Krishna Punna Sravan Katha. If you listen to Krishna Katha, means Krishna himself enter in your ears and come in your heart and clean all your unorthodox, unwanted things from your heart. Harikatha e Krishna non sono diversi, infatti la prova è che quando si ascolta la Harikatha, che entra subito dalle orecchie al cuore, tutto quello che c'è nel cuore viene automaticamente pulito, purificato. But we have to listen to Krishna Katha with faith, Shraddha. Però la qualifica, il modo con cui ascoltare la Harikatha è la fede. Srimad-Bhagavatam gives evidence. Sennatam sakatha krishna punya shravana kirtanam Hiddanto shabhadrani yidunati suhut satam
nashto prayusu avadrisu nittam bhagavata sevaya. This Bhagavata katha, katha is very powerful. If you listen Krishna katha, I mean Krishna himself, enter in your ear and coming into heart and clean. Krishna himself clean. You cannot clean your heart. But Krishna is saying, I will clean. Questa è una specialità che c'è nella Rikatha, che è talmente potente che è Krishna stesso che entra nelle orecchie e nel cuore e lui stesso fa l'azione di pulire il nostro cuore, perché noi non siamo capaci noi stessi di pulire il nostro cuore. So in this way Srimati Radhika she told, hey Sukha, you have to make a wall and glorify our sweet pastimes. Eh? Then if they will listen our katha pastimes, they will be free from maya and again return back or abode Guru Vrindavan. Così Radhika spiegava al pappagallo che se andava nel mondo spirituale raccontando la Rikatha, tutti ascoltandola sarebbero liberati immediatamente dall'esistenza materiale. Then Sukh, then Tarad he told, no, I don't want to go with the material world. Ascoltando questa... material maya is very powerful. Ma ascoltando la proposta, il pappagallo ha subito rifiutato, ha detto no, io non voglio andare dove c'è Maya, perché Maya so che è molto potente. Mukta rupi bandhanam, even the mukta purus, liberated person will come in material world. Maya si will be attacked. Perché persino i mukta purusha, le personalità liberate, and even the mukta purus also, mukta purusha, liberated person also, sometimes they also, bonded. Persino queste grandi personalità liberate, quando vengono attaccate da Maya, rimangono in illusione. Quindi il pappagallino ha detto: No, Gurudeva, non voglio andare nel mondo materiale. Then Srimati Radhika si told: Don't worry, I am giving hardly blessing to you. Maya will not touch you. Quindi Radhika gli ha detto: no, non preoccuparti, io ti do le mie benedizioni che Maya, e ti prometto che Maya non ti toccherà mai. And you go preach our sweet and pastimes. Voglio che vai a predicare dei nostri dolci passatempi. Questo sarà il tuo Guru Seva. Bhaktivinoda Prabhupada explained two kinds of Guru Seva. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada dice che ci sono due tipi di Guru Seva, il Vapu Seva e il Vani Seva. Vapu Seva means enjoy. Massaging, Lotus feet of Gurudev, physical service. Cooking. Cooking, washing his clothes, many kinds of. That is called Vapu Seva. Il Vapu Seva, per esempio, è il servizio pratico che si fa giornalmente, come cucinare per lui, pulire i vestiti, massaggiare i piedi. Or Vani Seva, you are doing, Bani Seva means spread the message of Gurudev all over the world. Quindi il Vani Seva, invece, come quello detto che fanno loro, è quello di propagare ovunque i messaggi di Gurudeva, le sue istruzioni. E che anche Maharaj and also you. Preaching Harikatha. This is your. That is called the Brihat Mridanga Seva. Cosa significa specialmente tradurre e pubblicare i libri, parlare la Rikatha, e questo è anche definito Brihat Mridanga. Brihat Mridanga. If you play the mridanga, that click, drum, that sound will go maybe, how many, 5 meters, 10 meters. But if you print out the Gurudev's books, Hari Katha and fairy and going all over the world, everywhere. Perché la mridanga, il fatto di lo strumento, se si suona e si batte il rimbombo, raggiunge magari 5-10 metri, ma se si stampano i libri di Gurudeva, raggiungeranno qualsiasi angolo del pianeta. You speak the same katha, Gurudev katha, and the vibration going all over the world. E anche se si ripete la Rikatha di Gurudeva, quella vibrazione raggiunge tutti gli angoli dell'universo. This is very important. For this is Bhaktivinoda Prabhupada he told, Brihat Mridanga Seva. This is the best service of Gurudev. Quindi anche Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura ha confermato che il servizio del fare i libri e della predica, del messaggio del Guru, è il servizio migliore. This is very important. Every disciple has to serve his Gurudev.
and spread the Gurudev, spread the message of the Gurudev, and book printings, and all we are doing. We are many years of service in Gurudev. Gurudev is pleased with you. Questo è un servizio fondamentale che tutti i discepoli hanno il dovere di fare per Gurudeva, quello di in qualche modo aiutare o supportare chi traduce o chi o stampare i libri, aiutare a predicare la sua missione. E quindi Maharaj e i devoti che seguono Gurudeva lo fanno da tanti tanti anni e Gurudeva sarà molto contento di questo servizio. Etavat janma safalam pranartha dhiya vachasya acharanam sada. Srimad Bhagavatam gives evidence. Your life will be successful if you serve Guru and Krishna with your body, mind, speech, wealth, money, everything. Then your life will be successful. Nel Bhagavatam appunto c'è questo sloka che dove Sukadeva Goswami dice: la vita avrà successo solo se si serve il guru con la, il corpo, la mente, le azioni, le parole e tutto. Etavat janma safalam prana artha dhiya vacha. Prana means your body, you can serve as you like. Il primo artha, è if you have and what is called economical then you can serve also Gurudev. Prana artha dhiya, that means your intelligent brain and vacha with your mouth speak harikatha all around and all over the world harikatha. Il primo è col prana, ovvero con il corpo, con la nostra vita possiamo servire praticamente Gurudeva. Poi c'è artha, se abbiamo qualche possibilità economica, facilitazione, anche dobbiamo servire la missione di Gurudeva. Poi vacha, le parole, il ripetere le parole che abbiamo ascoltato da Gurudeva. E poi con la mente, con l'intelligenza. That is called the Guru Seva. Guru Seva is very important. And then Gurudev will be pleased. Then all the mercy of Guru, Guru Kripa, will manifest in the heart. Se facciamo questo tipo di servizio con questa attitudine, il Gurudeva sarà davvero soddisfatto di noi e solo allora avremo la sua piena misericordia. Or if you not serve Gurudev, or if you say Gurudev Kripa Bindu Diya, Gurudev give him mercy, mercy, mercy. That is mercy. Kripa means is Kri and Pa. Kri means have to perform the activity. Pa means you receive. Cosa significa? Se cantiamo tutti i giorni Gurudeva, Kripa Bindu Diya, ripetiamo questa parola Kripa, Kripa, no? Dammi la tua misericordia, ma non agiamo, non succederà niente. La parola Kripa è formata da due parole, Kri e Pa. Kri significa agire e poi Pa ci ritorna quello che abbiamo fatto. So now coming in this way, Srimati Radhika si direct gave instruction to Sukha, go to the material world. And I am giving blessing to you. Maya will not disturb you. Go. Quindi l'ultima parola categorica di Radhika fu: adesso vai nel mondo materiale, nasci lì e io ti prometto che Maya non ti disturberà mai. Actually, Sukadeva Goswami Pada, he told his own life history to Parikshit Maharaj. Understand? Questa è la biografia di Sukadeva Goswami che la sta lui stesso raccontando a Parikshit Maharaj. E Srimati Radhika direct she also gave me instruction to come in this material world and glorify the sweet almost past times of different Radha and Krishna. Sta dicendo che Srimati Radhika stessa gli ha ordinato di apparire in questo mondo per propagare la dolce ricatà dei passatempi di Radha e Krishna. So now and Sukha, Pakshi, Papagai, and come in this material world and taking shelter of one female bird, the womb of female bird. Quindi cosa è successo? Ho ricevuto l'ordine, Sukadeva Goswami, sotto forma di pappagallo, è sceso nel mondo materiale ed è entrato nel grembo di un pappagallo femmina. Sukadeva Goswami, he was born in Himalaya, top of the mountain of the Himalaya. E nacque su una delle vette più alte dell'Himalaya. In the form of the egg. E nacque, come visto che veniva da un pappagallo, era dentro un uovo. And under the tree also Shiva and Parvati, they also discuss about Harikatha, Bhagavat Kathamritam. Questa montagna era Kailash, la montagna dove vivono Shiva e Parvati, e in quel momento Shiva stava discutendo della Bhagavat Katha. But Shivji, he told, hey Parvati, I don't want to speak Bhagavat Katha to you. Because this Bhagavat Katha is what Katha? It's Amar Katha. Amar Katha is
Amar means? Immortal. Immortal. And mortal. Not immortal. And if you listen Bhagavad Katha, then we become immortal. C'era questa discussione in ballo, c'era Shiva che diceva alla moglie Parvati, io non sono sicuro, non posso parlarti di questa Bhagavata Katha perché è un tipo di Arikata che rende immortali. Bhagavad Katha, so for this Shivji, one name is called Mrityunjaya. He conquered the death. Because he listened. Uno dei nomi di Shiva è Mrityunjaya perché è colui che ha conquistato la Mrityu, la morte. Ma perché ha conquistato la morte? Perché ha ascoltato la Bhagavata Katha. Brinda and Shivji's Katha is there also. And very nice, beautiful Katha. Brinda Devi. Brinda Devi, direct. Speaker to speak to Shivji. Shivji. Da dove aveva ascoltato Shiva la Bhagavata Katha? L'ascoltò direttamente da Vrindadevi e ascoltò di tutti gli Astakaliya Lila dei passatempi più confidenziali di Vrindavana. So far this is Shivji, one name is called? What is his name? Mrityunjaya. Mrityunjaya mantra is there. Om Trimbakam Jajamahen Sugandhi Posti Vardhanam Urvarukam Eva Bandhanam Mrittur Moksham Amritam. Mrityunjaya mantra is very powerful. C'è persino questo mantra di Shiva che ha questo aspetto del conquistatore della morte ed è un mantra molto potente. Because why Shivji is called Mrityunjaya? You've never heard Shivji died. Perché lui è Mrityunjaya? Nessuno ha mai sentito che Krishna sia che Shiva sia mai morto. Because Shivji, he heard Mrityunjaya katha, Krishna katha. Perché? Perché Shiva ha ascoltato la Krishna Katha, la Amrita Katha, che lo ha reso immortale. Because even Srimati Radhika, she told, Bhagavad Katha is what? Amrit. And if you drink the Amrit, others will die. Radhika stessa ha affermato che ascoltare la Arikatha è equivale a bere l'Amrita, il nettare dell'immortalità. Gopi Gita also explained, what? Tabakatha Amritam Tapta Jivanam Kabhi Viriditam Kalam Sahapam Sravana Mangalam Srimadatatam Bhuvi Grinnanti Te Bhuridajana Tabakatamritam Tapta Jivanam Kabhi Viriditam Kalam Sahapam Sravana Mangalam Srimadatatam Bhuvi Grinnanti Te Buridajana. Questo verso della Gopi Gita è cantato direttamente da Radharani. Understand? So now coming in this way. So Dev Goswami path. And in this way, and I took birth in the womb of female parrot. Parrot. And the form of egg. That's Sip and Parvati, they discuss about and Krishna Katha, Bhagavad Katha. Quindi cosa è successo? Che Sukadeva Goswami sta descrivendo la sua biografia a Parikshit Maharaj e dice io sono quindi nato sotto forma di uovo proprio nel luogo dove c'erano Shiva e Parvati che si accingevano a discutere della Bhagavata Katha. But Siddhi first he told the Parvati, I don't want to speak to you Bhagavad Katha because if you not listen that is offense of wrath. Però Shiva stava obiettando, diceva Parvati, io non voglio, non sono sicuro di voler descrivere la Bhagavata Katha perché se tu non ascolterai correttamente commetterai un'offesa, una parada. E Parvati ha detto, no, ma ti assicuro che io starò attenta, ti ascolterò sempre. Ok, perché quando parli di Bhagavata Katha, magari sarò assorbito, quindi devi fare un suono, then maybe listen or you are listening. Gli ha detto, però devi comprendere che io parlerò la Bhagavata Katha, però sarò talmente assorto in meditazione che avrò gli occhi chiusi e non saprò se tu stai capendo o no, quindi devi annuire ascoltandomi, fare un verso di approvazione, così io capisco che Because stai seguendo. Bhagavata Katha, Krishna Katha,
Four daughters of Jamahara, they will come. Perché? And make him sleep. Puntualmente, quando si ascolta la Rikatha o la Bhagavata Katha, arrivano le quattro figlie di Yamaraj che ci vengono a disturbare. E dormiamo, no? Dormendo das. Come. Dormendo das. Dormendo das. Ma sei very powerful. Dormendo das. Dormendo das, understand? Yes. Accorda or dormendo. But Devi Parvati, no, I will listen. So she said, okay, you have to give some sound, yeah? Yeah? La moglie di Shiva ha detto, no, allora facciamo così, tu parla, vai avanti tranquillo, io farò, annuirò. Then Shivji start to Harikatha Bhagavat Katha, first canto to fifth canto. Quindi Shivaji ha iniziato subito, si è immerso nel raccontare dal primo al quinto canto. Ma il fifth canto, yeah, little bit very heavy. Complicated. Heavy. The stars of the universe. Universe, many things. And mathematics. Cosa succede? Che quando si arriva al quinto canto è un po' complessa la situazione perché è descritto le orbite, i calcoli matematici dell'universo, le distanze dei pianeti. If you have no interest, then perché se non si ha interesse di quegli argomenti, automaticamente ci si appisola. So Parvati Devi also. E anche Parvati Devi ha ceduto a quel punto. So Sukadeva was at that time, and I was in the nest, Quindi Sukadeva Goswami dice, io in quel momento ero nel nido di mia mamma, ero nell'uovo. In the center of a gust of wind came. Then at that time I fell down in the two branches of the tree. E in quel momento dal nido è venuta una forte folata di vento dalla montagna e l'ovetto dove io ero dentro è caduto e è rimasto incastrato tra due rami. That means I came out from the egg. E l'uovo si è rotto e io sono uscito dall'uovo. Very cold place. But still, I about to die. My mother was not there. Lì a quell'altitudine davvero freddissimo e stavo congelando e non c'era neanche mia mamma. But when I listen Bhagavat Katha from the lotus leaves of Shivji, then again I return back strength in my body. Però ascoltando la vibrazione della Bhagavata Katha di Shiva è ritornata l'aria vitale nel mio corpo. Yeah. Then I already listened how Parvati Devi, she was giving the sound, so I echo, same word. E avevo sentito il modo in cui Parvati Devi annuiva e io ho imitato lo stesso suono che lei faceva. Parrot, they are very clever. You can speak anything, they are very, any twin, they can also learn. Repeat. I pappagalli sono specialisti in questa cosa, no? Se ascoltano una breve sillabe, lettere, riescono a ripeterli con lo stesso tonalità. Or here Shivji completely absorbs Krishna Katha and close his eyes speaking Hari Katha. And now, small baby, parrot, and giving same the tune of Parvati. Quindi la situazione era questa, Shiva con gli occhi chiusi, completamente assorto in meditazione, continuava senza interruzione a parlare la Bhagavata Katha e sopra, pochino sopra, sul rametto, il pappagallo appena nato che imitava la voce di Parvati Devi mentre ascoltava le parole di Shiva. Parvati dormiva. Sì. So Parvati was sleeping, totally. Yeah, totally. Il pappagallo era. Papagai is giving that sound. Eh? So when Srimad Bhagavat finished, then Shivji opened his eyes. Hey, Parvati, what are you doing? E allora quando ha terminato tutti i canti del Bhagavatam, Shivaji ha aperto gli occhi e ha visto di fronte a sé Parvati che era un po'... reclinata e ha detto, allora cosa fai? E lei si è scossa un po', ha detto, scusa, sono qui, sì. Then Shivji become very angry. Who listened? Who made the sound as I go? Who listened Bhagavat Katha? Unqualified person. E Shiva ha detto, ma se tu stavi qui a sonnecchiare, chi è che rispondeva al tuo posto, ascoltando la mia Hari Katha? Then Shivji saw, this small baby boy.
Allora Shiva, visto che l'unica entità vivente che c'era nei paraggi era un piccolo uccellino, Shiva ha preso il suo tridente e ha detto: nessuna persona, essere non qualificato, può ascoltare. E quindi ha preso il tridente per uccidere il pappagallino e lui è volato via. E Shiva allora, con il tridente in mano, il Trisukla, lo inseguiva. Then baby Sukha Pukhsi flying, flying, I'm coming in Badrikasram. Vyasadeva. Our best day, he was speaking some Puran Katha in front of his wife, or in Bitika. Quindi dalla cima del Monte Kailash il pappagallino è andato un pochino più giù di quota, dove c'è Badrikashram, che è la casa di Vyasadeva, e lì Vyasadeva viveva con la moglie, Bitika, Vitika Devi, Devi. Bitika. She was just surprised and opened her mouth and listening. And Sukha Pukhsi enter in her mouth E and in quel come in her ear. momento anche lì la moglie di Vyasadeva stava ascoltando delle cose talmente straordinarie che era a bocca aperta e il pappagallo, vedendo questa cavità vuota, è entrato nella bocca della moglie di Vyasa. Then Sivji asked Vasudev, have you seen the bird? Shiva è arrivato da Vyasadeva e ha detto: Hai visto un pappagallo? Vasudev told, he said, there are many birds flying. Ha detto: Ma qui ci sono tanti tipi Which di bird uccelli. you are asking? Quale tipo di uccello chiedi? I saw one bird enter in your ashram. That parrot, I have to kill for Ha detto: Da lontano ho visto che c'era un uccello, un pappagallo che è entrato nel tuo ashram. Io lo voglio perché devo ucciderlo. Then Vasudev told, hey, Siva, you are Vaishnava. How possible to kill Ha detto: Ma Shiva, ma mi stupisco di te, tu sei un Vaishnava, perché vai in giro a uccidere gli uccelli? Vaishnava not eating the Birds. birds. I Vaishnava non mangiano la carne e non uccidono gli uccelli. Then Vasudev told, no, he's unqualified. He listened my Bhagavad. Shiva era arrabbiato, molto irato, ha detto: No, no, io lo voglio uccidere per un altro motivo, perché ha ascoltato la Bhagavad Katha Then senza le qualifiche. Vasudev told, if anybody listen Bhagavad Katha, what benefit will get? E Vyasadeva lo ha fatto ragionare, gli ha detto: Ma ascolta, se qualcuno sente la Bhagavata Katha, quale sarà il Then risultato? Sivji is very simple. He told, one who listen Bhagavad Katha will become immortal. E Shiva ha detto semplicemente: chi ascolta la Bhagavata Katha diventerà immortale. So that means that bird listen Bhagavad Katha from your mouth? Yes. So that means he became immortal. Immortale. How much will kill to him? E quindi Vyasadeva gli ha detto: Ma hai detto che quel pappagallo ha ascoltato la Bhagavat Katha e quindi è diventato immortale. Come farai a Then ucciderlo? Sergi said, oh, this is true E after all. Shiva è rimasto a ragionare: Eh sì, in effetti è vero. Then Sergi again return back in the Mountain. ashram mountain. E quindi Shiva, sconsolato, e se ne è ritornato nel suo ashram in cima alla montagna. And now Sukha enter in the mouth, enter in the womb of Bitika. Adesso c'era Sukha, il pappagallo, che era nel grembo di Vitika Devi. And about some Shastra explained, 16 years he was staying in the womb of his mother. Some Shastra explained, he was staying 13 years in the womb of his mother. Alcuni shastra dicono che Sukadeva è rimasto 16 anni nel grembo di Vitika Devi e altri 13 anni. Then one day Vasudev asks, hey, who are you staying in the womb of your mother? You have to come out. Un giorno Vyasadeva gli chiese, si rivolse a Sukadeva Goswami, gli ha detto: Ma chi sei tu? Perché rimani così tanto tempo nel grembo di tua madre? Then Sukadeva Goswami told, no, no, I don't want to come out from the, my mother. In Maya she will be catching me. E Sukadeva rispondeva sempre: No, no, io da qui non esco perché non appena esco c'è Maya che mi prenderebbe immediatamente. Then Vasudev told, don't worry, I'm the incarnation of Lord and Bhagavat Avatar. So I give him blessing to you. I protect you so you can come out from the womb of your mother because your mother feeling so much pain. E ha detto: Io sono una personalità speciale, sono un'incarnazione dell'avatara scrittore, quindi ho questo potere di farti nascere e in quel momento di neutralizzare Maya e che quindi puoi facilmente uscire dal grembo di tua madre e non recargli più dolore.
Then and Sukhdev he told, if Krishna direct come here and give my blessing and told, yeah, I will give blessing come, then I will come out. Otherwise not, I will stay in the womb of my mother. Vyasadeva ha detto no, ma io non mi accontento, solo se c'è Krishna personalmente che Sukadeva, sì, solo se c'è Sukadeva stesso che ferma la, la potenza di Maya, io uscirò. Then Vyasadeva meditated to Krishna and Krishna appeared in that place. Quindi Vyasadeva meditò su Krishna e Krishna apparve in quel luogo. Krishna appeared. Krishna told, hey Suk, you come out from the womb of mother and I will blessing to you. Maya will not touch you. Krishna apparve lì a Badrikashram e disse, Sukadeva, vieni, esci, io adesso sono qui e neutralizzerò l'influsso di Maya. Then Sukadeva Goswami, he came out from the womb of his mother as like very young boy, 16 years teenage. Old. Teenage boy. Teenage. Quindi Sukadeva Goswami nacque e si manifestò con il corpo di un ragazzo adolescente di 16 anni. And ran towards the jungle. E immediatamente non si guardò indietro, attorno, corse verso la foresta. For this regard, Sukadeva Goswami Pad glorified about Sukadeva Goswami's. Per questo all'inizio del Bhagavatam c'è Suta Goswami che glorifica con un sloka le glorie di Sukadeva Goswami. Very nice, beautiful, the two slokas. So the Goswami Pad told my Gurudev, he was not ordinary person. Shri Suta Goswami con questo sloka dice mio guru Sukadeva Goswami non è una persona ordinaria. Jang pravajanta manupita apetukrittam daipayana viraha katara ajuhava putriti tanma tarobhinedu tam sarvabhuta hidam muni manato usmin. Sukadeva Goswami Pad, he runs towards the jungle. And behind his father, Vyasadeva, crying, haputra haputra, my son. But Sukadeva Goswami Pad, he did not turn his face towards his father, Vyasadeva. His mind completely fixed for Brahma Bhagavan. Quindi non appena Sukadeva Goswami nacque, subito corse verso la foresta perché lui era un'anima realizzata e non aveva alcun attaccamento per nessuno. La sua fede era soltanto esclusiva verso Bhagavan, non si voltò neanche per guardare la, il volto dei suoi genitori. Srimad Bhagavatam gives evidence of these things. Yes, Sukadeva Goswami Pad, when born the womb of his mother, and he ran towards the jungle. And you know, on the way, some, what is it called, themselves, Aspara, they are taking bath in the water. But Sukadeva Goswami Pad, when Sukadeva came, but they don't say nothing. And behind when Vyasadeva Goswami Pad came, then they become very shy and very, they ran away from this place. Then Vyasadeva Goswami become very surprised. I am old, or my son is young. Completely when, naked. And when my son passed that place, they are not shy. Or when I came, why they become shy? Un'altra cosa sorprendente è che quando Sukadeva Goswami corse nella foresta, Vyasadeva lo seguì e a un certo punto Sukadeva raggiunse un luogo dove c'era un laghetto con delle apsara, delle damigelle celesti che si bagnavano nude, molto belle, e videro che Sukadeva Goswami stava attraversando la foresta ma non provarono alcun imbarazzo. Sì. E invece dietro Sukadeva Goswami c'era Vyasadeva, che stava seguendo il figlio, e quando giunse nello stesso luogo quelle ragazze invece si coprirono. E Vyasadeva pensò, ma è una cosa strana, io sono anziano, lui è invece giovane, perché si trovano in imbarazzo davanti a me e non a lui? So when Sukadeva Goswami Pad entered the forest, then Vyasadeva Goswami, that time all the living entities completely absorbed in ecstatic mood of divine love. Quindi quando non appena Sukadeva Goswami giunse nella foresta, subito delle emozioni estatiche travolsero il suo cuore. Understand? So then jang pravento manupita apeta kritta. Even Sukadeva Goswami has no any, what do you call,
Sirumani non, Bar Sirumani nati. Sukadeva Goswami non ebbe neppure la cerimonia della nascita. So far dire, even no sacred trade ceremony nati. Neanche la cerimonia del filo sacro. But just taking his darshan, all the living it is completely absorbed in establishing divine love. Ma non appena tutte le entità che vivevano nella foresta lo videro, ebbero tutti delle emozioni spirituali fortissime. So now coming this Vyasadeva, he could not find out where his son who entered in the forest. Quindi Vyasadeva cercò di raggiungerlo, ma non trovò più il figlio che si era ormai era sparito nella foresta. But Vyasadeva, he told the hunter, "Oh, you are hunting the many birds. We have to catch my son, Sukha." E allora Vyasadeva conosceva dei cacciatori di uccelli che vivevano nella foresta e gli diede il compito di cercare un uccello speciale che era Sukha, il suo figlio. But my son, Sukha, you cannot hunting with your bow and arrow. Gli ha detto, però questo uccello non lo potete catturare con l'arco e le frecce. He told the hunter, but you can catch my son only two slokas. Vi do questi due mantra, due sloka da recitare, e con questi mantra potrete catturarlo. Then Vyasadeva Goswami taught the two slokas of the hunter. E Vyasadeva Goswami, the glorification, the form of Krishna and the qualities of Krishna, Krishna Nam and Guna. Vyasadeva quindi insegnò ai cacciatori questi due sloka, uno che descrive la forma e la bellezza di Krishna e l'altro e i suoi nomi e l'altro che descrive le sue qualità. Purayana Gopavindai Vindaranam Sapadaramanam Pravisada Gidi Kirti. And when the hunter, very nicely sweet rhythm, Tarlaiman, and we to glorify about Krishna, very nice, beautiful form, Rupa. And maybe tomorrow we'll discuss. Magari domani descriviamo questo sloka che è molto speciale, descrive la bellissima forma di Krishna. E Vyasadeva glielo insegnò con una bellissima tonalità e molto ritmico. Then Sukadeva Goswami cannot stay inside the jungle. He gave up the meditation of Brahma. Quando non appena Sukadeva Goswami ascoltò questo mantra, non riuscì più a trattenere la meditazione su Brahman e corse verso il suono. Then he asked the hunter, "Tell me, very nice, beautiful person. What is his qualification?" E raggiunse appunto i cacciatori e gli chiese, ditemi qualcos'altro di questa persona che state glorificando. Then hunters they again recited very nice, beautiful qualifications of Krishna. Allora i cacciatori gli recitarono il secondo sloka che avevano imparato, che erano le qualità di Krishna. What the sloka? Aho bakiyam stanakalakutam Jigansa Pasadi Levir Datro Chetan Kamba Dayalum Saranam Brajema Kamba Dayalum Saranam Brajema. Maybe tomorrow we'll explain. Just I mentioned these two slokas. Domani vuole spiegare questi due sloka. Questi due sloka sono davvero molto potenti, domani vuole descriverli, perché sono uno la forma di Krishna e uno le qualità di Krishna. Then Sukadeva told, who told these beautiful slokas? Who is that? Well, your father. Then Sukadeva Goswami completely surrendered, lotus feet up, Vedavyasa. Krishna Devan Vedavyasa, and he learned all Srimad Bhagavat Katha from his lotus feet. Quindi quando Sukadeva Goswami chiese ai cacciatori, ditemi dove avete imparato questi sloka, loro gli dissero, è tuo padre che ce li ha insegnati. Così Sukadeva Goswami tornò a casa nell'ashram e dalla bocca di loto di Vedavyasa ascoltò tutta la Bhagavata Katha. Maharaj fa una richiesta a tutti i devoti che imparino questi due sloka perché sono il punto da dove si è manifestato tutto il Bhagavatam. Jai. Arti.
Bolo Govinda, Bolo Hari Gopala Bolo. Govinda, Bolo Hari Gopala Bolo. Già visto, ti ha chiesto che hai delle domande. No. Come si fa? Ci vuole fede per capire la verità, diceva Maharaj. E la verità, Krishna, entra nel cuore e pulisce il nostro cuore, e in virtù di quello noi possiamo capire la verità. La domanda è: ma ci sono persone che durante la verità, durante l'esposizione di un lila, si commuovono, no? Che hanno proprio, mostrano proprio dei sentimenti, cioè uno dei sentimenti in quel momento, vengono vivificate, poi c'è di nuovo la copertura. E addirittura ho visto nel tempo persone che hanno un'attitudine molto devota, specie donne, che però poi di fronte a fatti concreti che avvengono nella vita, la tattva se la dimenticano tutta. Perciò da una parte sembra Tomorrow again. Da una parte sembra che siano molto devoti o sì, devote, sì, sì. E effettivamente sono persone anche buone, persone sincere. A me sembra che soprattutto sia sentimentalismo, perché se la tattva va via, è il momento che serve. Mukunda, Mukunda Prabhu, he quoted from you that you were saying that Arikata is like Krishna himself, that coming inside our ear and cleaning himself our anarthas, bad habits. So he is saying that some devotees, when listening to Arikata, they even have some external, like crying or feelings. But then, suppose the same person, during the practical life, they have showing many anarthas or many other, bad habits. So is he saying, especially ladies, is it only sentimentalism or is this real Shraddha? There are two things in there. Ci sono due
cose da sapere. Actual Samu is not real the listening. Ci sono delle persone che in realtà non ascoltano veramente. Understand? Just to imitate his own life. Quando ascoltano, in realtà stanno pensando alla loro vita, alle loro esperienze. Gurudev gave an example. Ha fatto un esempio Gurudeva di questa cosa. One sadhu gave harikatha. C'era un sadhu che stava parlando la rikatha. Aveva la barba lunga. So she came in the harikatha. E giunse una donna nell'assemblea della rikatha del sadhu. And she was sitting crying, shedding tears. E durante la rikatha questa signora si vedeva proprio che piangeva tantissimo. Then everybody left at the temple. Then sadhu asked, what do you understand? Why you are crying my harikatha? E alla fine della lezione tutta i spettatori andarono via. Il sadhu avvicinò la donna chiedendogli perché piangevi così tanto durante la lezione. Do you understand my harikatha? What did I say? Hai capito tutto quello che ho detto della lezione? She told, actually I did not listen your harikatha. E la signora disse, ma io in realtà non ero qui ad ascoltare la rikatha. So why did you cry and shedding your tears? Il sadhu gli chiese, allora perché piangevi? Actually, when you were speaking harikatha, you also moved your beard. Gli disse, caro sadhu, quando parlavi la rikatha, muovevi il viso e la barba in un modo ondulatorio. Just 2 days before, I lost my one goat. That goat had a big beard, as like you. E proprio 2 giorni fa mi è morto il mio caprone che aveva una barba simile alla tua. When I noticed your beard, that I remembering how that the goat embraced to me with his beard. E allora quando ho visto la tua barba, lo stesso mi ha ricordato il mio caprone che mi veniva sempre ad abbracciare e mi è venuto da piangere. Actually, this is the most of this. Questa è la maggioranza dei casi di quelli che piangono, che si immedesimano delle immagini della loro vita. Or, audience, Sultan Bhakta. Fanno un loro viaggio mentre. Another thing, when your tears will come. Another thing, maybe also what is called to thinking this is not my, this is not his katha, this is my katha. Un altro esempio e possibilità di una persona che piange è quando la persona si immedesima in quello che parla la rikatha e dice lui, non sta dicendo lui la rikatha, ma sono io che la sto dicendo. For this regard the shedding tears. E per quello piangono. Which reason shedding tears you have to know. What? Which reason he is shedding tears? Yes, you have yes. to enter this pleasure. If you really to listen harikatha and shedding tears, you cannot to you commit any offense, not do anything. But there is the pain. Pain manifests in one's heart. How possible and commit any sinful? I did not understand this part. This part I am saying, if anybody really listen harikatha and shedding tears, heart melted, that is a transcendental. Yes. And this transcendental is coming, vibration coming, he cannot to commit any sinful. Dice che quando si ascolta la rikatha sinceramente, il sintomo sincero di quell'ascolto sono le lacrime, quella persona non commetterà mai dei peccati o delle cose brutte, mai più. Perché è un sentimento, anche se non è prema, è una cosa trascendentale. Però la Krishna Katha è talmente potente che anche una persona non pura potrebbe emozionarsi, commuoversi. This is true. È vero. But if you not really to one point with Krishna and you just what is called compare with your own life, that life, then you're sitting there. That is not that perfect. Però quel tipo di commozione, di sentimento, se poi non è corroborato dal resto delle pratiche della tua vita, dell'esempio, non è come non è la devozione vera. You have seen many Babaji Sampradaya also speaking harikatha, they are sitting there. Then after, ha ho 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 ho. I said, this is not true. Ci sono in India tanti babaji che parlano la Bhagavata Katha e loro stessi cominciano a piangere, fanno delle sceneggiate, no? Però poi quando smettono sono totalmente delle altre persone. Because Rupa Goswami Pada explained this. Khantiravartam karatam viraktimana sunnata asabandhu samatkantha namagane sadaruchi asiktar gunanukkane prithita basati stali itturyo surarjita bhavam kurijane bhakti rasam. And what is this? Prem is very far. Even the sprout of bhav, mood, manifested there.
9 symptoms. In questo sloka del Bhakti Rasamrita Sindhu si dice che prema per noi è molto molto lontano, però persino una piccola ombra, una piccola particella di bhava può farci sembrare una grandissima emozione per noi che non siamo qualificati. E anche se è una piccolissima particella di bhava, noi non la mostreremo mai a nessuno esternamente. Questa è la natura della vera devozione. You are right. Quindi hai ragione. If the prem, what is very prem? In the spout of prem or bhava will come, then we hide everything. Se uno ha davvero delle realizzazioni spirituali, soprattutto di quel tipo, anche emozionali, le nasconderemo subito a qualsiasi costo. That time he will be as like a major. Major person. Diventeremo molto avari. Sono il tesoro. Like a jewels, very very rare jewel. Perché prema è la cosa più rara, come possiamo mostrarla così apertamente a chiunque? Non sono io che le dico, è Rupa Goswami che le scrive nel Bhakti Rasamrita Sindhu. È una cosa importante. Maybe I can believe because Krishna katha melt your heart. Setting tears, I give honors to. Dice che è vero che quelle persone di sicuro non hanno prema o bhava, però può riconoscere che la katha, essendo talmente potente, può avere delle manifestazioni anche di quel tipo, anche se non è pura bhakti. È misericordia di Krishna. It is like a form of Krishna mercy, like crying. No, when the march for the prema will come, then Krishna mercy. This is just you also are. Abhas. Abhas, maybe something this. No, dice che la misericordia di Krishna porta solo prema, non porta una basa. Is a shadow. Non porta un'ombra della bhakti. Many kinds of shadow. Interesting. For this regard, explain this. Bhakta bhas, prema bhas, everything. Bhakti Rasamrita is very clearly. And so Bhaktivinoda Thakur wrote one gantra, that is called Bhakti Tattva Vivek. Bhakti Tattva Vivek. Compose? Yes. Yes. After 2 months we will print. Tra due mesi stampiamo anche quest'altro libro, il Bhakti Tattva Viveka, dove c'è scritto il Prema Abhas, il Bhakti Abhas, tutte queste varie sfumature, Pratibimba, che sono... Pratibimba Abhas, many things are there. Dove li scrivono? Mayavadi, Advaitavadi, also crying. Anche i Mayavadi e gli Advaitavadi piangono. Gli impersonalisti. Crying, this is not the very important. Important, how much? Following the practice, doing bhajan. Sincerity. Dice che non è importante che la quantità del pianto o dell'emozione che proviamo, ma l'importante è la quantità della sincerità. Domani facciamo altre domande. No, e Damodara, preparati delle domande. Jai, Haribol. Jai, Maharaj. Jai. Jai. Jai.